Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come solo montagne russe per Belen Rodriguez, Stefano De Martino ed il loro tormentato amore. C'è chi già è certo che Elio Lorenzoni sia il nuovo fidanzato di lei, chi solo un amico. Dicono che l'ex ballerino di Amici, oggi conduttore, sia un santo e altri un autore di tradimenti. Qual è la verità? A parlare è Fabrizio Corona. Dopo la loro esplosiva ed indimenticabile relazione sentimentale, che ha incendiato il mondo del gossip per anni quando lui re dei paparazzi, Fabrizio Corona e Belen Rodriguez sono rimasti amici, confidenti. I suoi dettagli sulla attuale e catastrofica situazione con Stefano De Martino, la verità sui tradimenti di lui. L'ennesima estate in cui Belen Rodriguez domina la cronaca rosa con le sue disavventure sentimentali. Il pubblico e il gossip si sono accorti della crisi quando Stefano De Martino è stato fotografato senza fede e accanto ad Alessia Marcuzzi, alla presentazione dei palinsesti Rai. Da lì il caos mediatico e la scoperta secondo cui si sarebbero lasciati da mesi. E oggi la spifferata di Fabrizio Corona sullo showman 33enne. La verità è che Stefano De Martino è tornato con Belen Rodriguez per l'interesse ed un ruolo mediatico istituzionale, che nella sua ideologia di carriera, è una spinta in più per raggiungere i suoi obiettivi. L'aver accettato una situazione familiare così lo rende ancora più amato. Le immagini che posta del figlio, della sua moglie, rarissime quelle con lei, lo rendono l'uomo perfetto, si legge sull'affollato canale Telegram. La coppia sarebbe scoppiata da diverso tempo nonostante le foto familiari postate ogni tanto. Si sono lasciati 6 mesi fa. Lui pensa solo al lavoro, è diventato quello che è grazie a lei, e si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, si atteggia, parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e dopo se ne va a letto, la scioccante versione. Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l'ora che se ne vada, ha spiegato ancora Fabrizio Corona, che dopo ciò attirerà le tradizionali polemiche dei fan della coppia. Quando lui le chiede di uscire, le viene l'ansia, non sa di che parlare. L'ho incontrata, sapete che siamo molto amici. Quando esci, con chi esci? Mi chiede e ho risposto con la mia fidanzata, senza amici, ha poi aggiunto. A quel punto, Belen Rodriguez gli avrebbe confessato una situazione di coppia fortemente drammatica. Come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino, mi ha raccontato. È questo il vero problema. Un'ennesima separazione è un dramma, soprattutto per chi paga veramente nella famiglia, ha detto, riferendosi al piccolo Santiago. Dopo è passato all'argomento più scottante e misterioso, quello dei tradimenti. Stefano ha tradito Belen più volte, durante l'ultimo anno di relazione, e lei lo ha scoperto. E come? Nel modo più semplice dell'era social. L'iPad del figlio collegato all'iCloud del cellulare del marito. Tante chat scoperte e tradimenti certi. Altro che Marcuzzi. La loro ultima vacanza in barca era per i figli ma era già finita, ha raccontato ancora. E quindi non ha significato la foto postata e poi rimossa, lui che si presenta vicino alla Marcuzzi il giorno dei palinsesti senza fede al dito, non significano niente gli scatti con questo Elio. La storia era già finita 6 mesi fa. Lei l'ha lasciato perché non lo sopportava più, la tradiva. Sottile differenza a passare sempre per la cattiva, la traditrice è sempre soltanto lei, perché di lui non si sa mai nulla, la verità di Fabrizio Corona. L'argentina avrebbe dunque preso la decisione. Belen ha lasciato Stefano attenzione, nel modo migliore in cui possa finire una storia d'amore. Gli ha scritto una lettera su un foglio di carta con una penna. E sì, proprio così. Nonostante siano del 2023. L'ha letta, l'ha chiamata, e le ha detto che non riusciva a finirla,
soffocato dalle lacrime, si legge infine. Naturalmente è tutto da prendere con le pinze, senza conferme. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.